bastone. Agagagagra. Bella a tutti i bambini spastici, siamo di nuovo qua su Fallout 4. Dopo tanto tempo siamo tornati su Fallout 4. Mi scuso se non ho fatto episodi, ma io non ho tempo. I don't have a time. Io non ho tempo, quindi questo gioco richiede enormi quantità di tempo. E io non ho tempo. Comunque siamo arrivati alle antenne, come vi ricorderete sicuramente, per trovare il segnale radio di questo minchione del cazzo. Perché io sto andando tutte le postazioni dove sono passati questi della confraternita d'acciaio per cercare le loro tracce di merda. Ho trovato questo stronzo morto, chiaramente, come l'altro. Sono tutti morti qua. E abbiamo lo scriba Ferris. Troviamo lo scriba Ferris. Prendiamo ovviamente la richiesta di soccorso, così non rompe il cazzo, e prendiamo l'ologramma della medaglietta. Adesso ascoltiamo quello che ha da dire questo soggettone e vediamo che ci dice per il prossimo punto. Andiamo a vedere dove si nasconde l'ultimo, vediamo. Ascoltiamo, aprite le orecchie con il cotton fioc. Parla Ferris. Sono passate 2 ore da quando il paladino se n'è andato. La gamba... Riesco a bloccare l'emorragia. Il proiettile deve aver reciso un'arteria. Brandis, se sentirai questa registrazione, spero tu abbia raggiunto Astlin in tempo. Non potevi fare nulla per me. Vai al bunker a nord. Te la caverai. Questa è la cosa importante. Allora avete capito, Ferris si è beccato un proiettile nella gamba e ha detto questo Brandis, questo alcolico, questo cognac. Oh, ma cane di merda, ma ti levi dai coglioni. Ha detto a Brandis, questo qua morto, allora ricapitoliamo perché non ci ho capito un cazzo neanche io. Questo qua si è beccato un proiettile nella gamba e sta morendo. Ha detto a Brandis di andare al bunker a nord, vediamo dove cazzo è sto bunker a nord, eccolo qua. Bunker a nord di ricognizione Teta. Dobbiamo andare lì alla tetta della ricognizione. Allora mettiamo il punto, così andiamo subito velocemente. Però ancora non l'ho scoperto, quindi non posso fare il viaggio velocizzato, me lo devo fare a piedi. Vaffanculo, non ho neanche un mezzo di movimento, non ho neanche una bicicletta del cazzo, quindi niente. Oh, ma aspettate, abbiamo un livello più uno da fare. Abbiamo un livello più uno. Qua bisogna subito sviluppare la nuova abilità. Adesso vedremo cosa fare. Adesso sto cercando di indagare dov'è il punto. Direi da quella direzione lì, sì, di quella direzione lì. Perfetto. Dai. Sviluppiamo il livello qua, vediamo cosa ci dice qua. Allora, vedete che io non ho sviluppato molto perché sto giocando da poco. Io sto facendo il gioco lentamente. Perché non ho tempo. I don't have a time. Ve lo ripeto per la quinta volta, io non ho tempo. Allora, vediamo un po' come si svolge qua la situazione. Io direi che, se non mi sbaglio, ho bisogno dell'omino nascosto, dell'omino misterioso in fortuna, perché ho notato che i combattimenti sono belli, belli pesanti, quindi ho bisogno, durante il VATS, di un amico che mi spari ai nemici, perché a volte sono veramente tanti, e siccome il cane puzza di merda, ho bisogno di un amichetto, quindi direi che devo fare l'uomo misterioso. Però, come potete vedere, non ho praticamente fortuna 4, quindi devo sviluppare la fortuna. Io direi di fare questa assolutamente, quindi sviluppiamo fortuna 4, così la prossima volta possiamo sviluppare l'alleato misterioso. Godi popolo! Allora bambini, silenzio, bebe, va bene, silenzio, zitti, non cagate, non scorreggiate. Allora, stavo andando verso il bunker a nord e guardate cosa ho trovato, un gruppo di predoni con un abitante del Vault, non so di quale numero del Vault, e della tutina blu classica, quindi sto andando ad indagare e voglio vedere che cazzo succede, questa roba non l'ho mai vista. Voglio vedere chi cazzo è. Potrebbe essere un predone travestito da stronzo, eh. Bisogna sempre vedere. Andiamo piano piano, ma tanto adesso mi sgamano perché non ho un cazzo. Non ho proprio niente di stealth. Devo potenziarmi. Comunque sono 4 o 5 predoni più quello lì. Quello blu non dovrebbe essere un pericolo. Adesso vediamo. Mandiamo il cane addosso. Vediamo se mi beccano. Speriamo di no. Aspetta che gli faccio un bel colpo in silenzio. Perfetto. Minchia. Oh, Secomane, la madonnina, secomane, cazzo! Vaffanculo, mi va a fuoco la pistola!
C'ho la pistola fumante, cazzo. Vediamo dove sono sti stronzi. Predone Feccia. Beh, sono la feccia della community italiana, allora. Ah, ma è il gruppo della community italiana che segue i video di merda, dei pranks. Ah! Sarà più bello ammazzarli, allora. Andiamo a vedere, attacca Predone Feccia. Vediamo quanti sono. Predone Psycho c'è anche. Ci sono anche gli schizzati di testa, capito? Vediamo. Vai, il cane sta facendo il suo dovere una volta ogni tanto. No, vaffanculo! Mica ste bombe puttane! Ste bombe puttane, ha rotto i coglioni, cazzo! Ste bombe di merda, che cazzo! Continuano a sparare ste bombe, puttana troia! Sta pistola di merda? Allora, guarda, lo colpisco, non va! Perché non lo colpisco, puttana? Oh, sparo a colpo sicuro e non va. Sparo a caso e lo colpisco. È bellissimo sto gioco. È veramente bellissimo. Guarda che roba. Guarda. Una volta che lo colpisco, oh, puttana troiona. Puttana! Muori, figlio di troia. Schifosa puttana, muori. Guarda che pezzi di merda, guardali. Però si nascondono bene, eh. Sono un po' handicappati perché mettono fuori la testa. Guarda quello lì. Mentre c'è la sparatoria, quello lì, quello vestito in blu sta lì a guardare. Guarda che figo. Guarda, dice, ma che cazzo me ne fotte a me. Sparatemi. Ma vai a cagare, va. Vediamo se riesco a beccarlo con il coso. Sì, manco po' cazzo. Non c'ho più punti azione. Devo sviluppare punti azione. Neanche quelli c'ho. Non va un cazzo, neanche punti azione c'ho. Basta che miro, minchia, va via tutto il punti azione. Vaffanculo. Guarda, ma che stortume. Devo potenziare sto mino, basta. Adesso mi ci metto. Grazie mille, non lascerò più il volto 81. Puoi contarci, l'81. Chissà dov'è l'81. Oh, pezzi di merda! Non spoilerate sotto i commenti. Ma il volto 81! Devi seguire la vagina di mamma! Zitti, caput! Vi taglio la testa! Non spammate... Zitti, dai, basta con le stronzate, dai, andiamo avanti. Sono qua a pochi metri dal bunker per cercare quest'ultimo tizio, questo brandy, questo cognac. Sapete che il brandy è il cognac, no? L'aperitivo, il whisky, come cazzo lo volete chiamare, si chiama Brandis, ma come cazzo fai a chiamarti Brandis? Ma ce la fai! Comunque andiamo avanti, dai, andiamo a vedere qua cosa c'è. Dov'è il bunker? Fungo mentale, sì, frungo. Frungo sto cazzo. Dai cane, non rompere i coglioni, vai avanti, dai, che se c'è qualche mina almeno salti in aria tu e non salti in aria io. Vaffanculo, va, che cane del cazzo, guarda, dai. Tu stronzo, meno male la tua fortuna è che hai un buco nel culo enorme. Almeno ci posso mettere tutte le armi e gli oggetti quando divento troppo pesante. Quindi vai tranquillo. Dove cazzo è sto bunker? È sto bunker, sta minchia. Dov'è sto bunker? Dai, vediamo se non c'è nessuno. C'è una mina, qua si presenta un bel combattimento. Va bene, si presenta un bel combattimento perché dove c'è la mina c'è casa, quindi è un problema. Allora, vediamo. Vediamo il primo stronzo che mi arriva addosso. No, non c'è nessuno. Via libera. Bunker di ricognizione teta. Tetta, abbiamo trovato la tetta. La tetta d'acciaio, bene o male. Vediamo se c'è qua avanti qualche stronzo. Benissimo, vuoto. Possiamo agire con calma, benissimo. Allora, abbiamo il computer. La password ce l'abbiamo. Il codice d'accesso ce l'abbiamo già. Quindi basta solo aprire questa porta. Vediamo la password. A posto, comandi della porta, bloccata, apri porta, accesso serrature magnetiche, aperta, perfetto, vediamo chi c'è qua, andiamo con calma prima che ci sia qualche stronzo, che cazzo è, cos'è sto Babbo Natale, uè Babbo Natale, che cazzo vuoi, ma stai calmo, vediamo cosa vuole. Brandis, non muoverti, un altro passo ti faccio saltare la testa. Chi siete, chi vi manda, come siete entrati qui dentro? Calma, paladino. Sono con la confraternita. La confraternita? No, impossibile. Loro sono troppo lontani. Non verrebbero a cercarmi fin qui, vero? Ok, diciamo che ti credo. Come hai fatto a trovarmi? Ho seguito i segnali di pericolo lasciati dalla tua squadra. I loro olonastre portavano a questo posto. Gli altri? Che cosa gli è successo? Sono morte, paladino. Ho recuperato le loro medagliette. Tu davvero? Grazie. Questo
significa molto per me. Io ho provato ad andare a cercarli. Non potevo fare molto, non da solo. Però in cuor mio speravo che... Penso che trovarmi non sia stato affatto facile. Io sento di doverti dare qualcosa. In questi anni ho raccolto molte cose. Tecnologia di ogni tipo. Se vedi qualcosa di interessante, serviti pure. La confraternita ha bisogno di te, Paladino. Torna a fare rapporto. Io non posso. È passato troppo tempo. Non servirei più a niente. Che cosa hai fatto tutto questo tempo? Io ho esplorato un po' qui nei paraggi. Però sono solo. È troppo, troppo pericoloso per me. Troppo rischioso. Così mi sono nascosto. Forse 3 anni. Sì, all'incirca 3 lunghissimi anni. Sicuro di riuscire a cavartela? Io posso farcela, sì. Sono bravo a nascondermi e a combattere contro chiunque, qualsiasi cosa. Nient'altro da dire? Vivo da solo, senza niente e nessuno. Che cosa vuoi da me? Posso farti dormire qui se vuoi. Niente in contrario. Anche darti da mangiare. Non ho molto, ma se hai fame... Oltre a questo ho soltanto la mia arma e... No, ne ho ancora bisogno. Io non posso dartela. Addio, Brandis. Addio e grazie. Ma che cazzo me ne faccio della tua arma di merda, Babbo Natale? Cioè, avete capito sto tizio? Sto tizio sono 3 anni che si nasconde in questo buco di cesso, in questo buco, e praticamente lui da 3 anni mangia i topi, mangia la merda, si difende e fa tutto il resto da solo. Pensa un po', pensa un po', pensa un po', cazzo, sono 3 anni che sta qui a cagare, meno male, cazzo, me coglioni, nucleo di fusione, questa è bella, questa è bella, bello sto pollo. Allora adesso questo qua ci ha detto che possiamo prendere tutto, quindi io gli fotto tutto. Io ti fotto tutto, tutto quello che hai te lo fotto, tutto, perché ho fatto una missione della Madonna, non finiva più, sta cazzo di missione non finisce più, che cazzo è Madonna, la missione infinita, Madonna. Comunque, adesso ascoltiamo il bello lonastro, se lo troviamo, che sicuramente qua ci sarà un bello lonastro, dove ci spiega le ultime cose, vedrete che lo troviamo. Eccolo qua! L'olonastro di soccorso, eccolo qua! Paladino Brandis! Adesso lo ascoltiamo e silenzio, caput! Squadra di ricognizione 429 Alfa della Confraternita d'Acciaio, rapporto finale. La nostra missione è fallita. 6 ore dopo l'inserimento, la mia compagnia è stata attaccata. Abbiamo perso 5 cavalieri ed esaurito l'energia delle armature atomiche. Abbiamo distrutto le armature affinché non finissero in mano nemica. Poi ci siamo ritirati abbandonando le nostre scorte. Nella settimana successiva mi sono separato dagli altri 2 superstiti della mia squadra. Entrambi sono dispersi. Stato sconosciuto. Speravo di rivederli al nostro bunker d'emergenza per cercare insieme un modo di fuggire dal Commonwealth. Ma non è arrivato nessuno. Nessuno. Quindi, praticamente, questo tizio ha abbandonato i suoi compagni, cioè non per colpa sua, chiaramente, ma è andato a puttane tutta la missione e questo si è ritrovato da solo a cagare e mangiare da solo. Bene! Direi che abbiamo finito la missione, finalmente. Non ci resta altro da fare che tornare dal paladino Danse a fare il rapporto, rapporto chiaramente verbale e non anale. Niente rapporti anali con gli uomini, chiaramente, solo fighette e vagine depilate. Adesso sto tentando di mettergli in testa l'armatura, perché questo è da solo, poverino, quindi ha bisogno di essere aiutato. Ed eccolo qua, perfetto! Gli abbiamo messo il casco protettivo, adesso lui è perfettamente a posto contro i mutanti e i mostri. Infatti è completamente chiuso nella sua bella armatura del cestino della munnezza, ecco, bravo. A posto, a posto! Mettitela in testa, vecchio, Babbo Natale! Dai che hai bisogno di copertura, dai, dai, mettitela in testa! Mettitela in testa, dai! Ma la vaffanculo, va vecchio, rompi i coglioni, va a cagare, mangiati la merda di cane
e vaffanculo. Io adesso vado a fare l'ultimo rapporto dal paladino Danse e abbiamo chiuso. Eccoci qui, va bene, siamo arrivati dal paladino Danse, questo qua, e faremo rapporto sull'ultima missione di questa squadra che ho ritrovato per i cazzi miei. Allora dai, vediamo cosa ci dice. Ho trovato i resti di una squadra di ricognizione della confraternita. Cosa? Deve essere... Ah. Bene, ti spiegherò tutto. Negli ultimi anni la confraternita ha inviato diverse squadre di ricognizione nel Commonwealth. L'ultima squadra è stata schierata 3 anni fa. Non ha mai fatto rapporto. Ufficialmente è stata data per dispersa. La squadra del paladino Brandis? Esatto. Allora li hai trovati. Che fine hanno fatto? Il paladino Brandis risulta l'unico superstite. Dovevo immaginarlo. Quel vecchio è praticamente immortale. Può tornare nella confraternita. Ora come ora un soldato in più fa sempre comodo. A lungo termine. Non spetta a me deciderlo. Di sicuro sarà tenuto sotto osservazione. Forse passeranno mesi prima che sia reintegrato in servizio. C'è altro di cui vorresti discutere? La confraternita come li onorerà? Hanno affrontato la missione con coraggio, battendosi contro un nemico soverchiante. Hanno vissuto e sono morti insieme, come fratelli. Questo significa essere un membro della confraternita d'acciaio. Vuoi i loro lonastri? Sì, li terrò io. Se torneremo sani e salvi, farò in modo che i nastri siano consegnati ai parenti più stretti. È tutto. D'accordo. Preparerò un rapporto completo in base alle tue indagini. Se torneremo tutti interi, farò in modo che la confraternita onori la loro memoria. Date le circostanze, non posso offrirti molto come ricompensa. Spero ti basti qualche tappo. Non era una missione facile. Hai guadagnato il mio rispetto, iniziato. Yeah! Missione compiuta! Finalmente la squadra perduta! Dopo 3 missioni, dopo 3 video, finalmente l'abbiamo fatta! Vaffanculo! Tanti like per Capobassone! Agagagagra!